Ingegner Nicola Pavia, il presidente della Fondazione ITS Green Energy Puglia, un corso iniziato anche in provincia di Foggia, a Troia, come sta andando? Sta andando perfettamente alla grande, in quanto le richieste delle aziende che stasera sono qui con noi sono elevate nel ricercare questi tecnici specializzati del settore energia. Siamo convinti che lo sviluppo sarà ancora più esteso, in quanto diverse aziende del settore energivoro ci stanno chiedendo tecnici che riusciranno dai nostri istituti, e l'istituto di Troia, che ha 25 ragazzi, che sono tutti ragazzi vogliosi di entrare nel mondo del lavoro, sono stati già, tra virgolette, prenotati per il mondo del lavoro. E così anche la stessa cosa sta succedendo nel Bari, nella sede di Bari, dove lì altri 25 ragazzi sono nel percorso attivato e le aziende del sistema energivoro sono lì ad aspettare il nostro percorso. Che tipo di figure professionali possono far comodo ad un'azienda come la sua? Figure professionali, sicuramente l'idea di Termogamma è trovare nei giovani risorse atte a darci un supporto nel post vendita, quindi per noi è vitale dare servizi di manutenzione dopo le vendite, quindi quello che noi andiamo a ricercare in questi ragazzi è un aiuto nei servizi di post vendita, appunto. Cosa si occupa la Termogamma? Di cosa si occupa la Termogamma? Giusto, noi produciamo sistemi di produzione dell'energia elettrica e termica contemporanea, chiamati anche cogeneratori. I cogeneratori funzionano a gas metano e funzionano grazie a motori endotermici di grosse e medie dimensioni. Quindi il servizio di post vendita in un impianto di cogenerazione è vitale per il buon funzionamento e per i risultati tecnici, ambientali ed economici della macchina stessa. Di questi ragazzi che frequentano l'ITS oggi, domani potrebbero trovare collocazioni in una di queste aziende? Assolutamente sì, noi ci occupiamo appunto di cogenerazione, i miei colleghi si occupano di altre tipologie di impiantistica rinnovabile e non, quindi ma prevalentemente rinnovabile, come il fotovoltaico piuttosto che l'eolico. Sicuramente questi ragazzi potrebbero trovare rapidissimamente una collocazione. Soddisfatti di come procedono le lezioni all'ITS Green Energy Puglia? Certamente, meglio delle aspettative che ci aspettavamo prima di iniziare il corso. Cosa vi aspettate? Ci aspettiamo un futuro più che roseo. Sì, andiamo bene con le lezioni, magari siamo migliorati rispetto al primo tempo e ci aspettiamo che lavoriamo subito, questo ci aspettiamo, che ci fanno lavorare al più presto, siamo pronti secondo me. Oggi l'incontro con alcune aziende del settore, cosa chiederete? Chiederemo anche di fare un'esperienza secondo me all'estero, perché vorremmo anche provare a testare il terreno al di fuori dell'Italia. Soddisfatto? Certamente, soddisfatti di come sta procedendo questo corso. Come ha detto il mio collega, è estremamente sopra le aspettative che avevamo, perché comunque è stata una cosa quasi ad occhi chiusi che abbiamo preso, perché ce l'ha presentato il presidente Nicola Pavia. Però sta procedendo bene, qualche esperienza lavorativa in più non farebbe male, qualche esperienza laboratoriale, ci aspettiamo molto per il nostro futuro. Siamo da con il dottor Giuseppe Russo della Manpower, l'importanza di aver istituito un ITS sulle energie alternative in provincia di Foggia, uno dei territori più importanti da questo punto di vista, il territorio pugliese che produce più energia verde di tutti. Bene, sì, la nostra presenza come Manpower all'interno della fondazione ITS Green Energy Puglia nasce da appunto l'esigenza del settore energy, che è in forte crescita e con fortissime previsioni di assunzioni di personale specializzato. Quindi il ruolo di Manpower è anche cercare di anticipare i bisogni del mercato, e quindi a quel punto la scelta sin dall'inizio di
di essere un socio fondatore della Fondazione ITS Green Energy Puglia. È una priorità del nostro territorio, questo deve essere solo un inizio, deve aggiungersi a questo anche una facoltà di ingegneria che abbia la possibilità di formare studenti che possano essere recepiti da un mercato, che è quello importantissimo. Noi quel problema che abbiamo è questo, che il nostro territorio in questo momento sta dando moltissimo anche come consumo di suolo, ma abbiamo poco ritorno da un punto di vista occupazionale. Quindi l'ITS assolutamente è importantissima insieme all'università affinché si possa sostanzialmente creare quel bacino di professionalità che possano far diventare attrattivo il nostro territorio anche per l'apertura delle imprese. Un pensiero quando faccio questi incontri è ai lavoratori dell'ex gruppo Tozzi, noi li chiamiamo così. È pazzesco che in un territorio come il nostro, un territorio ad altissima vocazione energetica, quindi di energie alternative, persone che sono formate in quel settore oggi non hanno un'occupazione. Quindi questo è un modo, per esempio con l'ITS potremmo pensare di fare dei corsi affinché loro si possano ricollocare.